qui, cari amici, un buongiorno, un ben ritrovati. Pensavate che vi avevamo lasciati perché andavamo chiusi per ferie, ma siccome le novità qui dal mago del fumetto arrivano continuamente, ho detto facciamo questo video per presentare queste novità. Le novità riguardanti i giochi. Giochi, quindi oggi non parliamo di fumetti, parliamo di Yu-Gi-Oh!, di Magic e di un nuovo gioco che dopo vi svelerò con calma. Allora, Gabriele, diciamo che sono usciti i Teen. Eh sì, i Mega Teen del 2015. Allora, questo è il primo, è Mega Teen. Non sono i due nuovi Mega Teen. No, parliamo di questo. Parliamo di quello prima? Solo questo. Allora, Ribellione Oscura, abbiamo il solito classico Teen con tre buste, sì. Due espansioni diverse, abbiamo tre carte super rare, difficili da trovare e limitati in queste versioni qua. In queste due versioni. Esatto. Questo perché questa è la prima. Esatto. Dopodiché l'appoggiamo qua vicino ai giochi di prestigio, perché i giochi di prestigio, ragazzi, non vi dimenticate che dal mago del fumetto abbiamo anche i giochi di prestigio. Giochi semplici, naturalmente, non professionali, ma per divertirvi adesso che arrivano le feste, insomma, quindi ne vedete solamente alcuni. Passiamo al secondo. Il prossimo Mega Teen. Eccolo qua. Che invece riguarda Drago Pendulum Occhi Diversi. Sì. Anche qui abbiamo sempre tre bustine, sempre di due espansioni diverse legate al mondo Yu-Gi-Oh! E sempre con tre carte super rare, limitate. E hanno il costo di 25 euro al pubblico. Poi voi sapete, cari amici, i nostri clienti affezionati, che ringrazio anche perché dal primo filmato al secondo siete aumentati in molti, speriamo che questo sia solamente uno dei primi scalini e poi ci porteranno avanti. Ma i nostri clienti sanno che abbiamo una tessera, quindi voi fate la tessera, poi avete 5 euro di sconto, quindi non lo pagate più 25 ma lo pagherete 20 se avete la tessera completata. Poi ci sono i clienti VIP, insomma, ce n'è. Bene. Passiamo, poi sono uscite le Magic, sì, la nuova espansione, eccola qua. La nuova espansione di Magic è che si chiama Battaglia per Zendika. Ecco. Un ritorno di questa vecchia espansione che riguardava appunto sì. Zendika. Questa è la bustina, la vedete? Ecco. E che ritornano uno dei marchi, una delle creature più interessanti. Intanto voglio vedere se sono fortunato. Vediamo. A mo' di poker, che cosa devo trovare? Comunque, come dicevamo prima, ritorno gli Eldrazi. Allora, i parassiti, ce ne sono tanti dei parassiti in giro. In questo mondo tantissimi. Ad ogni modo vedo che sei andato nella norma. Eccole qua, queste sono quelle che abbiamo trovato. Non so se si vedono, ma se non le vedete uguali, immaginatevi di vederle. Insomma, fate come vi pare. Allora, vabbè, questa qui. Oh, questa è un'espansione. Questa è una nuova espansione di Magic. Nuova espansione, costo 4 euro a bustina. Da una. Ci sono carte importanti qui in questo box. Diciamo che è un box che, con delle carte che servono a potenziare i vecchi mazzi che ognuno di noi ha. Ecco. Quindi ecco, poi che come in tutte le cose, specialmente chi acquista sempre bustine lo sa che è più fortunato che meno fortunato. E così. Comunque, questa è la nuova espansione di Magic. Passiamo al gioco di carte. Nuovo gioco di carte, ragazzi. Sì. Voi sapete che è uscito Force Wheel. Esatto, Force Wheel. Che sta riscuotendo un notevole successo, ma qui abbiamo un'altra chicca, sempre il gioco di carte. Esatto, un gioco di carte, in questo caso abbiamo un set box. Questo è un set. Esatto, che contiene 400 carte, Bruno. Sì. E ovviamente servirà per costruire due importanti mazzi. Ma la cosa bella è che è un nuovo gioco di carte collezionabili legato ai supereroi della Marvel, quindi ai nostri supereroi preferiti. Quindi, in pratica, dentro troviamo le carte sono tutte raffiguranti supereroi. Esatto, associati ai supereroi, quindi da Spider-Man, a Hulk, da Ultron. Quindi oltre a chi gioca, io parlo per gli amanti della Marvel, della DC, insomma, avere qualche cartina particolare rappresentante i propri supereroi. Poi dopo, altra novità, adesso noi andiamo in ferie che siamo stanchi, io che Gabriele ne la famo più, ma quando torniamo avremo naturalmente il nuovo video già sabato con gli arrivi, perché noi sì, siamo chiusi, riapriamo sabato, ma
durante la settimana ci sono i nuovi arrivi, quindi sabato noi apriremo con tutte le novità, quindi con i nuovi arrivi. Ma di queste avremo anche le bustine, esatto, che devono arrivare. Le bustine in italiano, ricordiamo. Nel frattempo è uscito in anteprima il set box, che ricordiamo è in inglese. Sì. Ma questo non importa, perché è comunque un gioco molto semplice, sì, e molto facile da giocare. Qui dietro vedo qualche figura, sì, sono anche molto molto belle, veramente. Sì. Però di questo faremo una puntata apposta, esatto, quando avremo tutto l'assortimento completo. Per il momento annunciamo solo che abbiamo questo, abbiamo nuovo, questo gioco. Nuovo gioco. Ma poi cosa vedo? Una scatola di... Io ti faccio vedere un nuovo gioco in scatola, che è l'UniQuest. L'UniQuest, eccolo qua. Divertentissimo, ironico. Sì. Ma è un gioco di carte o un gioco? No, è un gioco in scatola, un gioco di società. Un gioco di società. Molto particolare, molto interessante, perché è interattivo. Cosa vuol dire? Che puoi, facciamolo vedere, sì, anche da dietro, intanto, sì, non so se si vede, puoi disegnare le mappe, puoi disegnare i livelli, che sono 42 livelli diversi, e attraverso questi pennarelli magici puoi costruire la tua mappa. Quindi la cosa divertente, ironica. E poi vedo che c'è scritto davanti dagli 8 anni, dei bambini degli 8 anni, quindi delle volte invece di stare sempre davanti a quei videogiochi, quei televisori, esatto, che vi fanno da cerchiamo di far sviluppare la memoria, l'intelligenza, la creatività ai bambini. Bene, a questo punto abbiamo finito questa novità, tutto, abbiamo fatto questo angolo, sì, per quanto riguarda le card. Noi oggi è sabato, siamo aperti, ma da domani fino a venerdì prossimo vi ricordo che siamo chiusi. Vi ringrazio, moltiplicatevi, diffondete questo video. Condividete. Ciao ciao a tutti, alla prossima.